Strepeti per la manifestazione No Biogas, si è creato un comitato per il No Biogas, cos'è che intendete fare? Allora, il comitato si è creato circa 3 mesi fa, siamo un comitato di cittadini, le cose che abbiamo fatto fino adesso, il fine diciamo è quello di informare la gente riguardo al discorso appunto della costruzione di questa centrale. È una centrale che secondo noi porterebbe molto di negativo al nostro territorio, noi vogliamo tutelare questo territorio dove abitiamo e che amiamo e la gente è dalla nostra parte, lo dimostra la manifestazione bellissima che c'è stata oggi, il cui promotore lo ringraziamo veramente di cuore, Denis Truffa, perché ci ha messo l'anima per farlo e i risultati si vedono chiaramente. Noi vogliamo ribadire, oltre a ringraziare appunto lui e a ringraziare gli sponsor tutti, noi volevamo ribadire una cosa: noi non siamo contro le energie alternative, le energie rinnovabili, noi siamo con tutto quello che tutela l'ambiente e che è ecologico. Tanto per dirne una, stasera ci sarà un buffet a base di prodotti biologici. La cooperativa Montebello. La cooperativa Montebello, che ringraziamo perché ha collaborato con noi, la cooperativa di Girolomoni. E quindi volevamo ribadire che noi non siamo contro le energie rinnovabili, biogas compreso, ma noi siamo contro tutta la speculazione che c'è dietro questa cosa riguardo al fatto che ci sono degli incentivi molto alti che sono stati dati appunto dalla comunità europea e quindi vogliamo dire che noi abbiamo il diritto come cittadini e come residenti in questa zona di dire la nostra e di essere ascoltati, perché secondo noi non può esistere un concetto di democrazia se non c'è concertazione con i cittadini, cosa che non sta succedendo in questo caso, e soprattutto non viene meno il concetto di democrazia nel momento in cui si dà la possibilità, come in questo caso, di permettere a pochi di speculare e guadagnare sulla pelle, diciamo, a scapito di molti altri. Certo. E Denis, com'è oggi questo giro con la bicicletta, tutti in maglia gialla? Sono molto orgoglioso di quello che abbiamo realizzato, perché questo dimostra che la popolazione è tutta unita e io ho dato il cuore e l'anima per fare una bella manifestazione, penso di esserci riuscito. Noi ci teniamo un bel po' al nostro territorio e questa è la dimostrazione delle famiglie, dei bambini, dei nonni, tutti insieme per proteggere il nostro territorio. Come diceva Patrizia, noi non siamo contrari alle energie alternative, noi siamo contrari a come è venuta, cioè non è il posto adatto per fare una centrale biogas. Tra le popolazioni di 1000 abitanti, tra 800 metri linee d'aria un asilo dove ci vanno i nostri figli, noi siamo tutti contrari, quindi fortemente no biogas, e questa è la dimostrazione, vedete come la gente risponde del comune di Montefelcino. Grazie mille, grazie a tutti. E Fabio, molta gente, vediamo quanti partecipanti. Moltissima gente, saremo 300 persone almeno. Io volevo dire qualcosa in aggiunta a quello che ha detto Patrizia. La responsabilità di tutto questo, della costruzione di questa centrale, così come di tutte le altre, perché sono almeno 40 quelle autorizzate o in fase di progetto nelle Marche, è della politica, della classe politica regionale, che con la legge regionale 3 di quest'anno, del 2012, una legge palesemente anticostituzionale, tant'è che è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri presso la Corte Costituzionale, permette la costruzione con un iter semplificato che esautora di fatto il territorio, il sindaco in primis, quindi i cittadini, da qualsiasi decisione in materia. Allora, se la responsabilità è dei politici, i politici devono porre rimedio e noi oggi chiediamo ai politici regionali di porre in atto, con un atto di autotutela, la sospensiva di tutte le centrali autorizzate e in fase di autorizzazione e fermare questo scempio del territorio, che non è solo di Montefelcino ma di tutta la regione. Certo, i cittadini vogliono prendere parola, vero Valeria? Dici qualcosa. Sì, noi siamo arrabbiati, siamo delusi, ma siamo anche molto determinati nel portare avanti tutte le iniziative per porre fine e per interrompere questa autorizzazione che è stata data dalla regione. Tra le iniziative che ha messo in atto il comitato, voglio ricordare in prima di tutto alcune manifestazioni pubbliche, alcune riunioni che abbiamo fatto con degli esperti, perché prima di tutto ci siamo voluti informare su cosa significa, quali sono i rischi e quali sono le criticità di una centrale di questo tipo. Quindi siamo partiti da questo, ci siamo fatti un'idea che è assolutamente negativa, è la costruzione
un'azione per il danno che potrebbe creare all'ambiente, al nostro territorio, alla salute dei nostri cittadini. Poi abbiamo voluto rendere più visibile questo nostro dissenso, ma anche appendendo alle nostre case dei manifesti, dove appunto avrete visto dei manifesti, degli striscioni dove appunto diciamo no a questa costruzione. Abbiamo raccolto circa 2000 firme di cittadini che sono con noi, e quindi una comunità compatta, veramente compatta su questo fronte, e stiamo facendo ricorso al TAR. Lo ha presentato anche il comune di Montefelcino insieme con la provincia, l'hanno presentato anche altre associazioni del territorio, anche noi stiamo presentando questo ricorso. Stiamo facendo una azione di autotutela contro un danno presunto, un danno temuto, che è quello anche, oltre al danno alla salute, il danno al nostro patrimonio immobiliare, che se vedrà costruita questa centrale sarà notevolmente svalutato. Quindi abbiamo raccolto 250 adesioni, le abbiamo date già ad un avvocato che presenterà in sede civile un'azione legale per chiedere poi in futuro danni. Quindi siamo veramente determinati a portare avanti tutte le azioni legittime per far cambiare idea a questi politici, che non hanno concertato con noi, con i cittadini, non hanno sentito il parere di nessuno, e quindi ecco, siamo veramente determinati fino in fondo a interrompere questa costruzione di questa centrale. Grazie, vediamo che c'è anche il sindaco che ha partecipato a una passeggiata. Sì, ma questa età è anche dura, però diciamo è un sacrificio che si fa volentieri, proprio perché ha una finalità ben precisa. Il no biogas mi sembra ormai uno slogan che è entrato a far parte del, diciamo, del nostro vivere quotidiano, proprio per cui la sentiamo proprio come nostro questo problema, e faremo in modo e cercheremo in tutte le maniere che questa centrale non si costruisca, seppur la regione ci mette un po' del suo nel complicarci la vita. Speriamo di riuscire comunque, l'intento dell'amministrazione, del comitato, dei tantissimi cittadini ovviamente ci spinge a tenere duro, e affinché questo progetto appunto non venga avanti. Ecco, quindi. Beh, i cittadini li vediamo molto partecipi in questa cosa e nella protesta soprattutto. Speriamo che, come è successo a Corinaldo, che poi non magari, si fa più. Magari ecco, che il risultato sia magari quello, noi ce lo spieghiamo, ce lo auguriamo, soprattutto anche per i nostri figli, che ne vedo tantissimi, questi ragazzini, e proprio perché il futuro loro. Noi cercheremo di lasciargli, anzi abbiamo l'obbligo, il dovere e l'onere di lasciargli quello che, come l'avevamo trovato, come i nostri nonni ce l'hanno lasciata, ed è quindi ritengo importantissimo questo messaggio che parte da Montefelcino, e mi auguro che raggiunga anche le altre zone del territorio che stanno appunto subendo anche loro, non dico passivamente ma proprio forzatamente a parte della regione, questa imposizione, questa costruzione di centrali che purtroppo sono troppo vicini agli abitanti e quindi danneggiano un po', come dicevano prima anche chi mi ha preceduto, danneggia un po' anche economicamente tutto, diciamo, l'ambiente, tutto il paesaggio. E vogliamo ringraziare qualcuno in particolare? Ma ovviamente ringrazio il comitato, questo mi sembra doveroso, poi Dennis, che è veramente un promotore eccezionale, poi anche tutti gli sponsor che hanno dato la possibilità di questa manifestazione che prosegue appunto con una piccola gimcana per i bambini, comunque sempre all'insegna del no biogas. Bene, noi ringraziamo il sindaco e ringraziamo tutti i cittadini di Montefelcino.